Paolo Di Lauro. La sua storia è la principale fonte di ispirazione della serie Gomorra. Cioè, il clan nasce con Paolo Di Lauro, personaggio molto enigmatico, appartiene alla vecchia camorra. Ufficialmente è un commerciante che gira l'Italia e vende vestiario. Fa l'accordo con tutti questi clan, inizia a centralizzare lo spaccio della droga. Tu, se vuoi spacciare, devi prendere la droga da me. Quindi io ho sicuramente la piazza più importante rispetto alla città. Cioè, se io compro la dose di eroina oppure le dosi di cocaina a Scampia, la pago sempre in meno rispetto agli altri quartieri di Napoli. Piano piano Scampia sposa una vocazione a un supermarket aperto H24 e quindi con tutta un'organizzazione, cioè con le vedette, con i pali, con quello là che deve distribuire la droga, quello là che deve portare mano a mano che la droga finisce, ci sta quello che porta la droga, ci sta quello là che deve guardare che non viene la polizia, ci deve stare quello là che ad esempio ci deve stare l'assaggiatore della droga. Prima della vendita ci deve stare qualcuno che deve assaggiare quella roba, perché altrimenti io non posso mettere nel mercato una partita che non è buona, tagliata male. Ci stanno 3-4 morti per overdose, viene la polizia, gli arresti, eccetera. Quindi che c'è? C'era una sorta di una serie di tossicodipendenti che non avevano soldi, però avevano questa esigenza che si devono drogare. Allora che fa il clan? Non è che li caccia, dice: voi dovete stare con noi. Noi a voi vi diamo la droga gratis. Se entro 24-48 ore questi qua sono vivi, loro possono immettere in grandi quantità questa droga. Nel corso di questi anni, la vita della popolazione locale ruota attorno al traffico degli stupefacenti. Persino quella dei bambini. Come Davide, che è nato qui. Trasportavo da un quartiere all'altro, da un palazzo all'altro, la droga o qualche volta le pistole. Questo già dieci anni, undici anni. Sono cresciuto, diciamo, con questa mentalità. C'è la decisione dentro, nella propria testa, di dover e di voler diventare un camorrista. Qua vedevo i malavitosi e loro mi piacevano. Perché avevano tanti soldi, perché erano rispettati, perché avevano tutto, diciamo, no? E quindi questo mi ha affascinato tantissimo. Il mio primo bravo l'ho ricevuto dal boss, perché loro scappavano dalla polizia e mi avevano affidato delle pistole. Io le ho messe nella maglietta e sono scappato, ho fatto un buon servizio, mi hanno detto bravo, io mi sono sentito gratificato e la sera mi è arrivato un paio di scarpe nuove. Non avevo questa consapevolezza di andare in carcere, di essere ammazzato, no, cioè non avevo neanche il senso di colpa in quello che facevo. Io vendevo la morte, vendevo l'eroina, la cocaina, l'hashish, la marijuana. E non, anche avendo visto dei ragazzi che erano morti per la droga, magari per quella stessa che io vendevo, cioè a me non mi faceva niente. Io non sono stato un bambino. A Scampia non sono stato un bambino. Per circa 10 anni il quartiere vive così, tra droga e soldi facili. Ma nel 2004 Scampia precipita in una spirale di violenza. Paolo Di Lauro è costretto a una lunga latitanza. Quindi lo scettro del comando passa al primo figlio, Cosimo Di Lauro. Che fa questo Cosimo Di Lauro? Svecchia il clan, prende e inizia a cambiare tutti i capi che gestivano la droga nella zona nord di Napoli. Quindi i vecchi camorristi vengono cacciati, vengono questi giovani con grande voglia di arrivare, di scalare la vetta del clan. E quindi alla fine che succede? Che i vecchi iniziano ad avere un forte malumore, ma i vecchi contano in una struttura camorristica. Questo malumore inizia ad organizzarsi e avviene la scissione, quindi avviene una guerra. E la guerra, quando è guerra, è guerra. Sì.
La guerra prosegue per un anno e miete più di 80 vittime. Si caratterizza questa faida anche per la brutalità degli omicidi di Camurra. Attraverso l'omicidio devo mandare anche dei messaggi simbolici. Questi corpi, oltre ad essere ammazzati, vengono anche deturpati. Quindi il volto veniva cancellato dal fuoco dei colpi di pistola. Ti voglio cancellare, anche agli occhi dei tuoi parenti che devono fare il riconoscimento. In questa guerra avviene anche un altro elemento, quello di colpire i parenti prossimi di questi camorristi. Cioè i camorristi quando c'è la guerra si nascondono. Io per far uscire il mio obiettivo, che devo fare? Devo provocare, quindi devo fare un qualcosa, anche un atto che va anche tra virgolette contro le convenzioni di guerra. Quindi che faccio? Un cugino, un parente alla lontana, un parente di terzo grado oppure un parente acquisito, l'ammazzo per creare terrorismo. Ed è così che Gelsomina Verde, una ragazza di 22 anni, trova la morte. Assassinata, il suo corpo è dato alle fiamme nella sua automobile. Il suo unico torto, essere stata la compagna di un giovane camorrista. Qualche mese più tardi, Cosimo Di Lauro viene arrestato e condannato all'ergastolo per una serie di crimini, tra i quali la sua responsabilità nella morte di Gelsomina. Suo padre, Paolo Di Lauro, è arrestato pochi mesi dopo. I due arresti segnano la fine del regno mafioso di Scampia. Ma solo a Scampia. Scampia è stato l'esempio che più clan si sono messi insieme per fare un'attività economica, la droga. Però a Napoli non è che ci stanno solo i clan di Scampia e di Secondigliano. A Napoli perlomeno si contano quasi 200 clan tra Napoli e la provincia. Quindi ogni quartiere, ogni zona, ogni vicolo ha la sua organizzazione che ha delle attività illegali. Estorsione, usura, il totonero, il piccolo spaccio di droga. La struttura camorristica è descritta come una sorta di rete a maglie più o meno strette che poggia sul territorio, lo asfissia, quindi da un punto di vista economico gli toglie ossigeno, e però ha accordi a livello orizzontale, a differenza di Cosa Nostra che viene invece descritta come una struttura a forma di piramide con un capo unico che ha sotto di sé vari capi. Per me non esiste la camorra, esistono le camorre, cioè esistono delle bande criminali, ciascuna autonoma dall'altra, che non hanno una strategia comune e quindi preferisco parlare di camorre, non di camorra. Per comprendere la storia dei clan mafiosi a Napoli, così come li conosciamo nella loro forma attuale, bisogna fare un salto indietro nel tempo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Napoli alla fine della Seconda Guerra Mondiale è una città in ginocchio perché ha avuto i più massicci bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E dunque è una città in cui tutto l'apparato industriale è stato massacrato dalle bombe. E la maggior parte dei quartieri ha avuto problemi di vivibilità, cioè la gente viveva per le strade. Dunque Napoli è una città in grandissima difficoltà, spesso si trascura questo aspetto. Arrivano gli americani e mettono il deposito dei loro viveri nel quartiere di Forcella. Gli americani avevano una dose giornaliera di gran lunga superiore alle loro possibilità, alle loro necessità. E dunque quella parte in eccesso la vendono al mercato nero. Quella che stavano a Forcella iniziano piano piano
a corrompere gli americani e iniziano a prendere questi prodotti. E quindi nasce questa sorta di economia di guerra dove c'è questa vendita delle cose americane. Quindi alla fine Forcella diventa proprio il primo polmone economico della città post-guerra. E quindi là si sviluppa tutte queste cose. Quindi qualsiasi cosa ti serviva, basta che andavi a Forcella. E ancora adesso nell'immaginario collettivo napoletano, qualsiasi cosa ti serve, basta che vai a Forcella. Si può paradossalmente dire che il contrabbando è causato dagli americani. Per 15 anni questa economia basata sul contrabbando permette alla città di sopravvivere. Nel 1961, con la chiusura del porto franco di Tangeri, Napoli diviene il crocevia di tutti i traffici nel Mediterraneo, in particolare del traffico di sigarette che alimenta l'economia cittadina per 20 anni. All'epoca si diceva che le sigarette stanno a Napoli, come la Fiat sta a Torino. Quando si arriva a Napoli in automobile è la prima cosa che si nota. Dei giovani vendono sigarette di contrabbando, ma poco più della metà del prezzo delle tabaccherie. Nel bel mezzo della strada, in pieno giorno e senza mai dare l'impressione di temere l'intervento della polizia. I contrabbandieri si fanno il segno della croce quando prendono il mare per andare a recuperare le casse di sigarette su una nave che li attende appena fuori dalle acque territoriali. Ogni anno 4 o 5 equipaggi scompaiono. La Guardia di Finanza ha sequestrato in un anno 562 tonnellate di sigarette. Peppe è stato uno di quei contrabbandieri per più di 20 anni. Tutti i contrabbandieri all'origine erano tutti pescatori. Arrivavano grosse navi 30 miglia dalle isole, o da Capri o da Isola. E poi si facevano gli scafi, famosi scafi blu. Si pagava a terra, il buono si chiamava. Si davano mezza mille lire e mezza mille lire ce l'avevano loro a bordo. Confrontavano e te li davano. E tu compravi. Si guadagnava bene e poi non c'era la galera perché era un mestiere come no, tu andavi a comprare, eri un evasore fiscale, ma non è che tu facevi qualcosa, tu le compravi, eri un evasore fiscale, quando poi accumulavi tante multe andavi un po' in galera, ma non è che c'era, non era un reato, non era una cosa grave, a Napoli tutti vivono di sigarette, non lo so sì perché tu d'inverno andavi a mare. Di notte, inseguimenti c'erano scafi di 3 motori, 2 motori, scafi che costavano pure un sacco di soldi, però correvano, però la finanza correva come noi, ma pure sempre del mare avevo paura perché il mare ha bisogno di rispetto, ma no degli inseguimenti, avevo paura del mare. Da piccolo noi abbiamo mangiato poco. Siamo dovuti crescere da soli, dopo guerra, noi siamo figli del dopo guerra, non c'era niente. La fame che la miseria era tanta. E allora ognuno cercava. Invece con le sigarette Napoli è stata per un buon ventennio, stavamo tutti bene. Questo mercato molto redditizio è gestito da alcune famiglie. Nel quartiere di Forcella, storico centro del contrabbando, il traffico di sigarette favorisce l'ascesa del clan dei Giuliano, la più emblematica delle famiglie mafiose di Napoli. Luigi Giuliano era il figlio più dotato dal punto di vista criminale della famiglia Giuliano. Lui aveva le caratteristiche di un capo. I Giuliano sono anche fisicamente molto belli, cioè tutta la famiglia hanno degli occhi diciamo che iniettano potere, fascino. Ed era chiamato il re. Perché il re di Forcella, perché è colui che riesce a governare tutti i traffici di questa realtà fino a farne un potere. Non si muoveva niente dentro Forcella se non voleva il capo. Aveva anche dei sogni di onnipotenza, no? Dove abitava lui sotto c'era un terrapieno
dove c'erano i cavalli. Lui aveva i cavalli sotto casa. Molte volte, quando ad esempio venivano i netturbini che dovevano prendere la spazzatura, lui regalava bottiglie di spumante pregiate per far pulire i cavalli. Quindi nel quartiere dobbiamo immaginare che la maggior parte delle persone viveva di contrabbando di sigarette e quindi colui che controllava e che organizzava il contrabbando di sigarette era un imprenditore per loro, era colui che li faceva vivere. Era un quartiere in cui i conflitti si regolavano attraverso il riconoscimento di un'autorità, quindi era una specie anche di autorità civile. Aveva queste caratteristiche a metà tra un boss criminale e un giudice di pace. Promozionava il rione, cioè vuoi aprire il negozio, non c'hai soldi, ti do io i soldi, lo devi aprire il negozio, perché qua abbiamo bisogno di negozi. Non chiedeva il pizzo a tutte queste attività commerciali, anzi, lui prendeva e sosteneva questo commercio, che diceva, questo rione è un rione storico, noi dobbiamo far sì che questo rione deve essere il migliore rione di Napoli. Grazie al suo carisma e ai suoi metodi paternalistici, Luigi riesce a imporre la propria autorità sulla popolazione del quartiere, che in lui vede più un benefattore che un criminale. Luigi Giuliano era un bell'uomo, gli occhi lo chiamavano il gatto perché la tigre, perché aveva degli occhi azzurri. Era tutto ben vestito sempre, vestiti di Marc, orologi Rolex. Era un John Gotti a Forcetti, il boss americano. Se litigava una famiglia con un'altra famiglia, lui correva e metteva la pace. Se moriva qualcuno che era povero, lui faceva il funerale. Una volta abbiamo tentato di fare una partita di pallone, Forcella sopra e Forcella sotto. Lui non ce l'ha permesso questo. Ci ha chiamato e ci ha detto Forcella è una. Non esiste Forcella Sud e Forcella Nord. Il quartiere è unico, uno. E non abbiamo fatto più la partita. Non ce l'ha permesso. Non era un tipo che lui alla mattina scendeva e sparava. Aveva molti uomini attorno a sé. Però si sapeva che era uno che aveva fatto parecchi omicidi. La gente lo temevano. Luigi gode del rispetto della popolazione, principalmente grazie alla sua reputazione di uomo estremamente violento. Infatti, dietro alla sua maschera benevola, la camorra è un sistema fondato sulla violenza, nel quale le uniche regole vigenti sono quelle dei clan e nel quale la disobbedienza è punita con la morte. E inventa il toto nero. Che cos'è il toto nero? Sono le scommesse legate al calcio, però fatte abusivamente, illegalmente. Oppure proprio l'enalotto, i numeri, e gestisce lui questo mercato che nei quartieri popolari di Napoli trova una grande adesione. Poi si innesta il commercio della droga, quindi l'eroina. Quindi questi clan iniziano, cioè questa famiglia inizia a fare tanti soldi, ma soldi, soldi. Una ricchezza che non tarda a suscitare interesse. A Ottaviano, a pochi chilometri da Napoli, un piccolo boss locale ambisce a estendere la propria influenza su tutta la città. Ed è dal chiuso di una cella che Raffaele Cutolo si accinge a realizzare il suo progetto. Questo personaggio era uno che entra in galera perché ha fatto un omicidio, quindi chiamiamolo un criminale comune, e in carcere riesce a mettere su la più importante organizzazione criminale a Napoli del secondo dopoguerra. Mette su un esercito, migliaia di persone. Ai giovani che arrivano in carcere gli fa cucire un vestito, manda i soldi a casa delle famiglie di questi giovani, gli dà un avvocato. Quindi che cosa fa Cutolo? Recluta nelle carceri i giovani sbandati. Diventa una sorta di sacerdote, infatti alcuni lo chiamavano il grande sacerdote. Svolge quasi un lavoro sociale, di ascolto, lavora molto sulla psicologia dei detenuti, si fa carico anche dei familiari e quindi crea all'interno del carcere per la prima volta una rete di assistenza. Cutolo investe... Celano metodi e obiettivi puramente criminali. Inventa una criminalità ideologica, con alcune delle caratteristiche dell'ISIS di oggi, cioè con alcune caratteristiche, come dire, di criminali che hanno bisogno di uno scopo.
hanno bisogno di un obiettivo, hanno bisogno di credere in qualcosa, che loro sono delinquenti per un nobile fine. E allora Cutolo si inventa di essere un Robin Hood, colui che toglie ai ricchi per dare ai poveri. E quindi immaginiamo in una base sottoproletaria, senza cultura, senza niente, dargli questo obiettivo, che chi ruba, chi fa gli scippi, chi fa estorsione, lo fa per un nobile fine. Oppure se si spaccia cocaina, in quel modo si danneggiano i figli della borghesia. Quindi gli dà alcune caratteristiche ideologiche. Dalla sua cella, Cutolo riesce a fare qualcosa di impensabile. Fonda la nuova Camorra organizzata, un vero e proprio esercito composto di circa 10.000 soldati. Il suo obiettivo? Creare una mafia simile a quella siciliana, una struttura piramidale estremamente potente, diretta da un solo capo. Ma per farlo, Cutolo deve consolidare il proprio dominio sulla città di Napoli. Cutolo poi che fa? Impone le tasse, tra virgolette, il pizzo, su attività illegali fatte da altri clan. Quindi a questo punto gli altri clan dicono: che fa? Cioè viene questo che è di Ottaviano, viene qua e viene a dire sui nostri affari quello che noi dobbiamo fare. Quindi si organizza un'alleanza che si contrappone alla nuova Camorra organizzata, che è la nuova famiglia. È ovviamente attorno a Luigi Giuliano che si coalizzano i vari clan mafiosi di Napoli. Esigendo una tassa su ogni cassa di sigarette in arrivo a Napoli, Cutolo dichiara guerra a Luigi Giuliano e ai suoi alleati. Carcere, condannato all'ergastolo. Dopo di lui, nessuno ha mai più tentato di riunire i vari clan della Camorra in un'unica organizzazione. Il 23 novembre del 1980, la Campania conosce il più devastante sisma della sua storia. Quasi 3.000 morti, 9.000 feriti e 300.000 sfollati. Un dramma umano che favorisce nella regione la nascita di una nuova entità mafiosa. Il vero discrimine, quello che ha cambiato la storia della nostra terra, è stato il terremoto dell'80 con la ricostruzione post-terremoto. Tutta la struttura urbana che è in difficoltà, quindi ci sono migliaia di senza tetto, migliaia di persone che dormono per mesi nei containers, per strada. A Napoli si ripresentano alcune condizioni del secondo dopoguerra. La Camorra comprende che ci può essere una grande opportunità. Comprendono che per fare l'imprenditore edile non ci vuole una grande capacità. La città di Napoli non ha subito gravi danni, ma il resto della regione è da ricostruire completamente. Per gli interventi vengono stanziati miliardi, una fortuna sulla quale i clan locali vogliono trovare il modo di mettere le mani. Sono arrivati moltissimi soldi, tantissimi soldi, più di quanti se ne potessero immaginare. Il comparto dei lavori pubblici è stato preso da imprese che erano vicine al clan. Negli anni Ottanta avviene la trasformazione di una camorra parassitaria, di una camorra predatoria, in una camorra impresa, in una camorra imprenditoriale. È il terremoto che opera questo grande cambiamento. Per la prima volta l'attività criminale della camorra si fa più sofisticata, infiltrandosi nell'economia legale e intessendo legami con la politica locale. La corruzione diviene la base del sistema mafioso. Cioè, dopo il terremoto c'è stato i rifiuti. Succede una cosa che sanno tutti, ma la racconta quasi mai nessuno. Fino all'84-85 i rifiuti industriali venivano prodotti e smaltiti lì dove c'erano le industrie, esclusivamente, quindi nelle aree industriali del paese, quindi Piemonte, la Liguria, la Lombardia. Verso l'87-88 le discariche di quelle regioni si esauriscono e c'è necessità di trovare posto dove smaltire questi rifiuti, sia quelli urbani, sia quelli tossiconoscivi, sia quelli industriali. La Camorra intuisce che poteva essere un grande affare. Mette a disposizione i terreni, nessuno si può rifiutare, forse nemmeno si capiva bene quanto fosse pericolosa l'operazione.
perché tutti quelli che oggi protestano, non sappiamo cosa c'è sotto le nostre case, in realtà avevano molti, moltissimi, quasi tutti, hanno preso i soldi insieme ai rifiuti. Non sapevano che questi fossi dopo qualche anno si sarebbero rotti e avrebbero fatto sversare i rifiuti. Però è accaduto ed era un sistema che ha fatto arricchire moltissime persone. La Camorra organizza un sistema di raccolta dei rifiuti domestici, industriali e tossici, ma si limita a seppellirli dove capita, senza curarsi delle conseguenze. Questa attività trasforma i rifiuti in oro e rende molto più del traffico di droga. Ma a quale prezzo? Oggi tutti i terreni agricoli della regione sono contaminati e la salute della popolazione locale è esposta a gravi rischi. I responsabili sono i clan della provincia di Caserta, la roccaforte di quella che oggi definiamo ecomafia. Esiste una camorra che si muove sulla città di Napoli e ce n'è un'altra che si muove in periferia. Sono due organizzazioni che hanno in comune solo il nome camorra, ma che hanno mentalità diverse, strutture organizzative differenti, canali di approvvigionamento diversi. Le grandi organizzazioni camorristiche campane sono strutturate alla stessa maniera di Cosa Nostra. Hanno un vertice e si occupano degli affari più redditizi, del reinvestimento in settore immobiliare, nelle imprese, nella piccola industria, nel riciclaggio, nell'usura, che non sono cose da piccolo delinquente, sono cose che hanno bisogno di una rete, di un'organizzazione, di contatti con i colletti bianchi, di rapporti anche internazionali. Mentre questa nuova camorra prospera sui rifiuti e sull'edilizia, nel centro di Napoli i clan si concentrano sullo spaccio di droga sul territorio locale. Forcella è stata il quartiere del contrabbando, il quartiere del falso, poi è diventato il quartiere della droga, uno dei primi quartieri della droga è stato, perché l'ho spacciato io qua. Mettevamo un ragazzo là e un altro ragazzo là e avvisavano se veniva la polizia, due vedette. E loro se sentivamo che veniva la polizia, Carmela, Carmela, e ci avvisavano. La polizia la chiamavamo Carmela, un nome popolare napoletano. Nella camorra Pietro è passato da spacciatore a trafficante internazionale e ha trascorso 22 anni della sua vita in carcere. Come ogni giovane tu ti predispone di fare una vita, giochi bene a pallone, io giocavo bene a pallone, diventare un calciatore di pallone. Poi alla fine è venuta la droga, ci abbiamo messo a spacciare droga. Caccio è vita qua, ti fa dimenticare di quello che sei. Ti fa dimenticare delle cose brutte. Per noi napoletano è una passione. Una passione che raggiunge il parossismo nel 1986 con l'arrivo di Diego Maradona. Grazie al giocatore argentino, il club del Napoli diventa per la prima volta nella sua storia campione d'Italia. Diego Armando Maradona, venuto a Napoli, è stato un momento di grande liberazione, ma anche di emancipazione della città rispetto al fatto di sentirsi sempre come una colonia, sempre schiacciata dal settentrione, eccetera. Quindi è stato un grande momento di ribellione attraverso poi le affermazioni del Napoli. Questo avvantaggia anche il clan storico dei Giuliano, che in Maradona trova il suo migliore ambasciatore. Si inserisce, diciamo, in quei meccanismi perché fa uso di cocaina. Chi è che può controllare il mercato di cocaina, dare cocaina? Sono i Giuliano di Forcella. Quindi il clan Giuliano di Forcella diventa e stringe un'amicizia con Maradona. E quindi si notano queste fotografie di Maradona in questa conchiglia, che è la vasca con Carmine Giuliano, oppure partecipa ai ricevimenti, ai compleanni dei boss e brinda. Questo perché? Perché Maradona aveva bisogno di cocaina, perché era un tossicodipendente, faceva uso massiccio di cocaina e quindi Giuliano gli davano questa cocaina. Però Maradona serviva a clan per dire: noi, l'unico veramente idolo di Napoli è Maradona, è uno che tutti quanti osannano e sta a casa nostra, quindi noi siamo quella che hanno un'amicizia con Maradona, quindi anche noi siamo alla stessa altezza di Maradona. Quindi il segnale esterno che si dà alla popolazione è che i Giuliano sono sempre Giuliano e possono quello che vogliono. Affermare la propria presenza e il proprio potere agli occhi di tutti a Napoli diventa una questione essenziale per la famiglia Giuliano
Infatti, in questo periodo, l'alleanza dei clan napoletani nata dalla lotta contro Raffaele Cutolo comincia a scricchiolare e soprattutto all'interno della famiglia Giuliano, l'unità del clan viene messa in discussione da lotte di potere. Stanco di entrare e uscire dal carcere e logorato da queste lotte intestine, Luigi, il re, decide nel 2002, dopo 30 anni di regno, di arrendersi e di collaborare con la giustizia italiana. È la fine di un'epoca, quella delle grandi famiglie che tenevano in pugno la città. Tutto questo apre una fase di estrema instabilità. I clan storici, la maggior parte stanno in galera. Molti di loro sono pentiti, stanno collaborando con la giustizia. Quindi le famiglie storiche hanno subito un grandissimo colpo. Si apre uno spazio di comando. E in questo spazio di comando non arrivano, diciamo, quelli che erano già predestinati, perché la successione nella camorra o nelle camorre napoletane non è stabilita. A quel punto una giovane generazione scende in campo per conquistare il potere e ben presto accade qualcosa che segna definitivamente la fine del regno della famiglia Giuliano. Sabato sera c'è la partita di Napoli. Quindi perché dico c'è la partita di Napoli? Perché scompaiono tutti, quindi il rione è totalmente vuoto, tutti quanti a vedere il Napoli. Sta sta ragazzina che sta parlando con le amiche per mettersi d'accordo a che ora andare a messa la domenica. All'improvviso viene uno scooter, due scooter con dei killer, perché vogliono attentare alla vita di Salvatore Giuliano. Chi è Salvatore Giuliano? È quello che sta riorganizzando un clan insieme allo zio Ciro Giuliano e vuole cacciare i nuovi padroni del rione. Sembra la stessa storia, sembra la stessa trama. Parte questo attentato, i killer sparano in direzione di Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano si nasconde dietro a un'auto dove stanno appoggiate queste ragazzine. Due ragazzine scappano, appena vedono questi colpi di pistola scappano. Annalisa Durante, la paura, la fa paralizzare, è ferma. Là non sa che cosa deve fare. Salvatore Giuliano da dietro alla macchina prende la sua pistola che aveva e inizia a sparare contro questi killer che sparavano in sua direzione. Nello sparare un colpo di pistola colpisce Annalisa, muore sul colpo. Aveva solo 14 anni. Tutti quanti. Avete soddisfazione, adesso non è momento. La legge mi deve dare pure soddisfazione. Perché è una bambina così. Salvatore Giuliano, l'assassino di Annalisa, è arrestato e condannato. Ma la morte di una ragazza tanto giovane spezza definitivamente quel filo che univa i Giuliano alla popolazione del loro quartiere. Qual è la vostra richiesta? La nostra è che queste firme se ne deve andare la famiglia Giuliano da, mia, da questo quartiere. Se non si vive, non si vive bene. Questo è. Il Giuliano, diciamo, nonno e padre, distribuivano la ricchezza, quel discorso che facevamo del welfare. Questi qua invece no. I nonni e i padri, quando c'era un conflitto a fuoco, era un conflitto a fuoco. Cioè era una cosa che non doveva accadere, però accadeva, stava nelle cose, no, di Camorra. Invece questi qua si lanciano proprio, cioè c'è un uso della violenza, ma un uso anche della vita e della morte, con una semplicità, ma anche con una banalità del male. Nei primi anni del 2000, i clan storici non controllano più il territorio e le strade sono in balia di bande di giovani che vi fanno regnare l'insicurezza. La testa, diciamo, del mostro sta 8 anni in carcere. Quindi che è successo? Che i clan storici si sono disarticolati sul territorio. Cioè non sono più organizzati, non c'è... Voglio dire,
anche prendere un canale internazionale per importare droga presuppone che tu devi stare là, devi studiarci, devi avere degli interlocutori. Questi ragazzini di adesso non riescono a fare, non riescono a mettere su un'organizzazione così complessa. C'è un gruppo di criminali che senza un capo, senza una logica, senza una strategia, senza una linea, decide di impadronirsi di una fetta di territorio e in quel territorio di spacciare droga, chiedere, imporre il pizzo a commercianti, imprenditori e comunque incutere timore. Nel 2006 accade qualcosa che dà una scossa al corso della storia. Roberto Saviano, un giovane napoletano, pubblica un libro nel quale denuncia il traffico di droga, la corruzione, l'ecomafia, nella città e in provincia di Napoli. Il libro, Gomorra, dipinge un quadro tanto inquietante quanto completo delle diverse forme che la camorra assume e del loro modus operandi. Gomorra ha cambiato la storia della lotta alla camorra e Saviano è stato un punto di riferimento straordinario in questa lotta. Il libro di Gomorra ha fatto una denuncia pubblica, collettiva, c'è entrato dentro. Quindi nella rappresentazione ha rappresentato quello che noi nessuno voleva vedere. È stato un pugno nello stomaco, no? Anche delle istituzioni. Il libro è un bestseller mondiale. Le autorità imprimono un'accelerazione alla lotta contro l'organizzazione criminale e Saviano è costretto a vivere sotto scorta, giacché la camorra lo ritiene responsabile del suo indebolimento. Oggi associare l'idea della camorra, il termine camorra, a quello che succede a Napoli è sbagliatissimo, è fuorviante, perché in realtà oggi non abbiamo a che fare con clan camorristici. Abbiamo a che fare con bande di criminali, non meno pericolose ovviamente dei clan camorristici, molto più plateali, molto più teatrali, che agiscono con modalità diverse, con finalità identiche e il profitto a qualunque costo. Un nuovo fenomeno è la cosiddetta stesa. Bande di giovani criminali in sella ai motorini effettuano scorribande in alcuni quartieri popolari della città, esplodendo colpi d'arma da fuoco in aria. La stesa è semplicemente la scorribanda di quattro falliti che aspiranti criminali sono animati soltanto dall'intento di terrorizzare, incutere timore agli abitanti, ai commercianti, ai residenti di una certa zona, semplicemente per chiarire che quella parte di territorio è roba loro. Da un punto di vista investigativo è un segnale di debolezza, perché l'organizzazione forte è quella che non ha bisogno di uccidere, è quella che non ha bisogno di affermarsi sul territorio e che può quindi permettersi di operare in maniera ormai silenziosa. C'è stato qualche collaboratore di giustizia che negli ultimi tempi ha detto che in realtà questa sia una strategia dei vecchi capi che hanno mandato avanti i ragazzini pazzi per seminare il terrore e poi far salutare con un'acclamazione il ritorno dei vecchi che rimettono la pace. Però non so quanto ci sia di vero, cioè credo che non lo sappia nessuno quanto c'è di vero in questo. Malgrado tutto, la presenza di questi giovani delinquenti resta marginale. Napoli non è più la città a ferro e fuoco dei decenni passati, nella città del narcotraffico ultraviolenta dipinta nella serie televisiva Gomorra. Un'immagine che la Napoli d'oggi fatica a scrollarsi di dosso. È un'opera artistica e dovrebbe essere valutata per un'opera artistica. Se poi uno mi chiede, in quell'opera artistica ci sono pezzi di verità? Sì, ci sono pezzi di verità, ma non è tutta la verità. In quella realtà c'è del vero, perché così operano, ma non hanno un controllo su tutta la città, non hanno un controllo su tutti i quartieri. Descrive il passaggio di Napoli a città del narcotraffico. Se uno viene a Napoli non trova
Chanel o l'altro che sparano per strada, assolutamente. Napoli non è la città più violenta al mondo, Napoli non è tra le prime 50 città più violente al mondo, Napoli non è la città più violenta in Europa. Prima di Napoli vengono le tre città baltiche e viene Bruxelles molto più di Napoli dal punto di vista del rapporto tra morti ammazzati e popolazione. Sebbene la camorra nella sua forma tradizionale sembri scomparsa, la sua cultura e le sue tradizioni rimangono ancora profondamente radicate. Il clan inteso come organizzazione, diciamo, a piovra sul territorio, ormai questo tipo di organizzazione è molto debole. C'è invece una cultura camorristica invece. Se adesso siamo qui e sto con un motorino, con uno scooter, con una macchina, rubano la macchina, rubano lo scooter, io che faccio? Da buon cittadino vado in questura e vado a fare la denuncia. Però che faccio? Un minuto dopo che esco dagli uffici della questura cerco il referente o quantomeno uno che è vicino a determinati personaggi che potrebbero sapere. Lo avvicino e dico: guarda, io tengo la macchina qua, non ho fatto mai male a nessuno e la macchina l'hanno rubata. Tu tra le tue cose, eventualmente, se senti qualcosa me lo puoi dire? Quel canale di trattativa nel 90% dei casi mi porta a un interlocutore. Vado dall'interlocutore e inizio a parlare. E lui dice: guarda, io forse tra le mie amicizie ho qualcuno che potrebbe eventualmente interessarsi a sta cosa. Io massimo un giorno o due giorni la macchina la ritrovo, il motorino lo ritrovo, fermo restando che devo pagare dei soldi. Poi che faccio? Vado in questura e dico: guardate, mi dovete scusare, mi sono sbagliato. La mia macchina l'avevo prestato a un mio amico, mi ero dimenticato che l'avevo prestato. Vai a fare il ritiro della denuncia. Se ad esempio si va in questura e si dice: dammi una statistica sulle denunce fatte, il ritiro della denuncia, cioè abbiamo praticamente dei numeri che sono spaventosi. Tu puoi arrestare pure 10.000 persone, pure 20.000 persone, ma se non cambi la testa, l'approccio culturale verso la criminalità, questo male Napoli non lo sconfiggerà mai. Scampia vanta di un primato assai poco invidiabile, il quartiere con il più alto tasso di analfabetismo. Vabbè, ragazzi, sto dando un'intervista. Davide, l'ex spacciatore di Scampia, si è autoassegnato la missione di battersi contro questa cultura mafiosa. La sua arma? I libri. È uscito dai ranghi della criminalità per dedicarsi ai giovani del quartiere in difficoltà. E ha creato una biblioteca dove i ragazzi possono incontrarsi dopo la scuola. Questi erano degli scantinati di questo palazzo dove la malavita organizzata si riuniva. Qua c'era una grossa poltrona, qui c'era uno schermo gigante per vedere le partite del Napoli e poi contare il denaro, fare i conti della giornata, di quanta droga era stata venduta. E adesso è diventato una scintilla di speranza, di resistenza. Pensa che le mafie hanno più paura di una scuola che di un giudice, e quindi la scuola dovrebbe essere qualcosa di forte. Ma il problema principale di Napoli resta la disoccupazione. Quasi il 50% dei giovani è senza lavoro. La criminalità sembra spesso l'unica alternativa praticabile. Ma Pietro tenta di offrire loro una prospettiva diversa. Ho fatto 22 anni di carcere. Sono anni buttati, anni persi, anni di felicità che non hai avuto con la tua famiglia. E alla fine non è valso la pena. No, se potrei tornare un'altra vita non lo rifarei, questo è sicuro. Adesso io sono un attivista, non ho paura. Magari prima sì. Prima sì, quando si era giovane, sì, avevi paura perché eri spacciatore, eri trafficante, conoscevi persone di strada, boss, e allora si aveva paura, stavi sempre in tensione. Adesso che ho cambiato vita, no, mo adesso ho visto la vera vita. Aiuto gli ex detenuti nell'inserimento del lavoro, vado nei carceri a visitare i detenuti, cose che io 15-20 anni fa non avrei mai pensato, non avrei mai immaginato di quello che sarei potuto diventare. Cerco di essere un esempio per loro, perché i giovani hanno bisogno di un esempio,
un esempio in positivo. Da parte loro, le autorità pubbliche hanno preso una decisione simbolica. Le vele di Scampia, quegli edifici che hanno rappresentato per decenni un emblema del potere della Camorra, saranno demolite. Tutte, tranne una. Fare memoria di quello che è stato anche di brutto, come è rimasta in piedi Auschwitz, la memoria va utilizzata, è importante, perché se non va utilizzata muore la memoria. E quindi utilizzando la memoria di un passato negativo si cerca di, imparando dal passato negativo, si cerca di fare bene il positivo, il presente. Ecco.